Per migliori condizioni di lavoro scioperano oggi i bancari, una protesta che vede un'adesione altissima e di conseguenza gli sportelli chiusi un po' dovunque. A Milano il corteo contro la disdetta del contratto nazionale e la trasformazione delle banche popolari in società per azioni. Sportelli chiusi in tutta Italia per lo sciopero dei bancari che chiedono di non smantellare il contratto di lavoro. Adesione al 90% secondo i sindacati di categoria, 30.000 in piazza, la maggior parte a Milano, capitale della finanza. L'appuntamento è davanti alla sede dell'ABI, l'associazione delle banche. Manifestazioni anche a Roma, Ravenna, Palermo. Se l'ABI non cambia idea continuerà la mobilitazione e continueranno gli scioperi. Questo paese sta scegliendo di scaricare sui lavoratori tutte le crisi. Negli ultimi 15 anni le banche hanno lasciato a casa 68.000 lavoratori, dicono i bancari, un tempo categoria protetta che oggi teme altri 20.000 esuberi nell'immediato futuro, anche per colpa della trasformazione voluta dal governo delle popolari in società per azioni. I lavoratori dei grandi gruppi bancari, ma anche dei piccoli istituti un tempo legati al territorio, respingono al mittente la proposta di una contrattazione più leggera e puntano il dito contro quei bancari dagli stipendi d'oro, gestioni che hanno portato il sistema ad accumulare 182 miliardi di sofferenze. L'ABI ha deciso di disdettare e disapplicare il contratto nazionale. La categoria dei bancari potrebbe essere la prima e unica categoria nella storia ad essere senza un contratto nazionale. Protestiamo per dimostrare che i bancari non è una categoria privilegiata, per dimostrare che un conto è il bancario, un conto banchiere che è strapagato. Un nuovo modello di banche più vicino alle famiglie, al territorio, e la riforma delle banche popolari non è piaciuta. Non è stato un bello spettacolo sapere che subito dopo il decreto ci fosse chi già lo sapeva e ci ha speculato sopra, dice Susanna Camusso dal palco. Ieri il presidente dell'Europarlamento